Ma inizia quest'istante la gara, è stato decretato appunto il fischio d'inizio. Gira un'ottima palla Abreu, però trova pronto il portiere Colombo, classe 2001, De Martis. Calcio in quest'istante. Gira di testa un avanti della Torres, ma nulla di fatto, la palla si perde alto sulla traversa della porta difesa del giudice. De Marco sulla palla, Tribelli entra in area, Tribelli poi viene falciato, ma è di avviso diverso l'arbitro, signor Gangi. Per Tomassi, Gauss, Abreu, tentativo di conclusione da parte di, se non andiamo in radio, Tomassi, palla che praticamente va fuori. Tomassi sulla destra, cross al centro, miracolo del portiere Colombo. Sulla traiettoria si trova su un bellissimo colpo di testa di Abreu, sfortunato, quindi solo calcio d'angolo. Salva la propria porta il portiere Colombo. Cassino, che ha avuto la possibilità di portarsi in vantaggio. Salva, bravo del giudice che esce a valanga sul numero 10, si tratta di Giunci, è stato molto bravo in questa occasione il portierino del Cassino, impedendo al numero 10 di concludere. Ed ecco la chiusura del primo tempo, 0-0. Fischia la fine del primo tempo il giudice di gara Gangi della sezione di Enna e manda tutte e 22 negli spogliatoi per un meritato riposo. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo. Le squadre si sono schierate. Centra. Perde palla Abreu, la riconquista Tomassi su Tribelli. Tomassi, un sospetto fallo di mano non rilevato dall'arbitro. Tribelli, cross al centro, Tribelli respinge un difensore, ancora Tribelli. Si libera bene di due avversari, poi cross al centro. Buona l'azione del Cassino con Tribelli e meritatissimi applausi. Guadagna la palla il numero 10. Bravo, bravo del giudice che anticipa il capitano della Torres in uscita e quindi sventa quest'attacco della Torres. E adesso penso che anche Corrado Urbano vorrà procedere a qualche sostituzione. Ancora blocca senza grossi problemi il giovane portierino del Cassino, Marco Del Giudice. Conclusione di Tribelli, da applaudire l'intenzione, ma l'effetto è stato alquanto scarso. Caos in aria. Poi costringe l'avversario a salvarsi in calcio d'angolo. Calcio
calcio d'angolo a favore del Cassino. Attenzione, peccato, ancora un miracolo del giovane portiere del Cassino che esce a valanga sull'avversario impedendo il tiro in porta. Ottimo intervento del giovane Marco Del Giudice. Palla che viene consegnata nelle mani del portiere Colombo e decreta la fine della gara il signor Ganci, Mauro Ganci della sezione di Enna, decretando lo 0-0 fra il Cassino e la Torres. Un punto meritatissimo da parte del Cassino contro la forte squadra da sarda che sta secondo posto in classifica, ma il Cassino ha interrotto appunto diciamo così psicologicamente quella che era la gara di domenica, dove ha visto soccombere per 4-0. Quindi una partita positiva da parte degli uomini di Corrado Urbano, che interrompe appunto diciamo così psicologicamente una gara che l'ha visto praticamente soccombere per 4-0. E mentre i giocatori si stanno salutando sportivamente, bisogna dare atto alla Torres, che è stato un avversario che ha impegnato il Cassino, ma per il Cassino oggi era importante non perdere, cosa che è avvenuta regolarmente, e quindi siamo contenti di questo punto che porta a casa, muovendo la classifica generale e portandola a 33 punti. Io avrei terminato, vediamo che i giocatori adesso andranno a salutare il pubblico che comunque l'ha sostenuto. Ricordiamo che oggi siamo stati costretti a fare questa telecronaca non usufruendo della la solita cabina che tecnicamente ci avrebbe permesso di dare un, diciamo così, il meglio di quello che si può fare durante la cronaca di una gara. Ringraziamo la regia sacrificata qui alle nostre spalle.